colloquio con il suo ex maggiordomo, Paolo Gabriele, in una sala della Gendarmeria Vaticana. È in questa fotografia, scattata stamane, la scena forse finale dello scandalo ribattezzato VatiLeaks. Benedetto XVI di persona comunica di aver concesso la grazia all'uomo che ne ha tradito la fiducia, rubando documenti riservati dalla sua scrivania e diffondendoli. È passata da poco l'una quando il portavoce Padre Lombardi arriva in sala stampa e annuncia la decisione del pontefice e la scarcerazione di Paolo Gabriele. 46 anni, sposato, padre di 3 figli, l'ex maggiordomo del Papa non potrà però né vivere né lavorare in Vaticano. Sono passati 11 mesi da quando è scoppiato lo scandalo. A maggio viene arrestato Paolo Gabriele, sconosciuto ai più ma visto in decine di occasioni pubbliche al fianco del pontefice. Una persona con la quale, recita oggi il Bollettino Vaticano, il Papa ha condiviso per alcuni anni una quotidiana familiarità. Ad ottobre la condanna, 18 mesi per furto aggravato. Subito dopo si diffonde l'indiscrezione sulla grazia, che arriva però solo oggi, a ridosso del Natale. La procedura è in corso anche per il tecnico informatico della Segreteria Vaticana, Claudio Sciarpelletti, l'altro condannato, la cui pena era stata però sospesa. Con questo atto di clemenza cala il sipario su una vicenda rimasta in parte poco chiara, a cominciare dalle eventuali responsabilità di alti prelati. Una vicenda che ha raccontato degli intrighi di potere d'oltretevere, scuotendo l'immagine della Chiesa come nella trama di un film.